Macchinari fermi, uno mai messo in moto e un altro che funziona a singhiozzo. Una scelta dettata non dall'assenza di ordini, anzi abbondano, a mancare il personale. Succede alla Textura, filatura di Montemurlo, nata un anno fa per volontà di Leonardo Carlesi, Maurizio Arcieri e la Cofi, l'azienda di filato dei fratelli Corrieri, sempre di Montemurlo. I dipendenti sono 16 tra amministrativi, commerciale e produzione, ma ce ne vorrebbero almeno altri 6 per gli impianti, la preparazione e il magazzino. Trovarli è quasi impossibile. Il risultato è tenere i macchinari fermi e non far fronte alle commissioni. Ci sarebbe lavoro per coprire 3 turni, ma senza personale è già difficile coprirne 2 tenendo fermo qualche macchinario. Purtroppo una filatura che in questo momento, invece di sfruttarla al 100%, la stiamo sfruttando a un 60% per mancanza di personale. Quindi c'è la macchina pronta, già impuntita per partire, però o fermiamo una parte di filatura per accendere questa, oppure accendiamo questa e fermiamo l'altra. Quindi il problema della mancanza di manodopera, ma anche di tecnici, è la punta di un iceberg generalizzato che frena lo slancio di molte aziende del distretto tessile. Pochi giovani scelgono questo mondo per il loro futuro. Ha perso appeal, forse anche a causa delle ultime durissime crisi. I giovani di oggi hanno preferito andare a lavorare in altri settori, in qualsiasi altro, ma in realtà oggi lavorare in filatura non è come 50 anni fa, abbiamo filature moderne, organizzate, quindi c'è anche belli ambienti, non macchinari nuovi, quindi c'è un buon lavoro secondo me, e tra l'altro gli stipendi non sono meno di altri settori, anzi siamo disposti ad assumere anche persone che non sanno lavorare in filatura.